Romix non è certo l'unica manifestazione dedicata ai fumetti e all'animazione. Ce ne sono tantissime, in Italia e in Europa, e tutte presentano le evoluzioni più interessanti e le ultime suggestioni dal mondo dell'animazione, che dall'incontro con la tecnologia è diventato ancora più affascinante. Napoli Comic Con e Lucca Comics and Games sono i festival italiani che richiamano migliaia di appassionati del fumetto e che mescolano mostre tematiche e di tavole originali, seminari, aree espositive ricchissime e soprattutto incontri con ospiti di importanza internazionale. Ma non solo. Ogni evento prevede una gara di cosplay, una galleria di costumi e personaggi che popolano l'immaginario dei comics. Ampio spazio è riservato al cinema, naturalmente quello di animazione, con proiezioni di anteprime e rassegne dei lungometraggi che hanno fatto storia. Protagonisti assoluti, neanche a dirlo, Giappone e Corea. Anche in Europa si organizzano ogni anno diversi eventi dedicati all'arte del fumetto. Su tutti spicca il Festival International de la Bande Dessinée, manifestazione francese che si tiene ad Angoulême, giunta ora alla 33esima edizione. Una vetrina internazionale di grande importanza, soprattutto per i giovani talenti. Ma proseguiamo con le più rinomate manifestazioni italiane dedicate all'animazione e agli effetti speciali. Innanzitutto il Future Film Festival di Bologna, osservatorio privilegiato sul cinema del futuro. Poi il Chiavari Animation Festival, che propone un variegato panorama di stili, idee, tecniche di animazione, dai pupazzi di carta alla computer animation. Le migliori produzioni che arrivano dall'Oriente, invece, trovano spazio al Far East Festival di Udine. Mentre alle porte di Roma c'è Castelli Animati, che esplora l'animazione in tutte le sue espressioni. Negli ultimi anni si va affermando un nuovo tipo di eventi che si propone di riunire le più fantasiose animazioni 2D create in Flash, il famoso software di Macromedia. Sono i Flash Film Festival e raccolgono consensi e partecipanti in ogni parte del mondo. Tra le manifestazioni italiane, oltre al Flash Festival di Torino, citiamo il Res Festival, approdato per la prima volta quest'anno a Roma, dedicato alle immagini in movimento rigorosamente digitali. Nell'ultima edizione di Anonimo Web, concorso modenese di animazioni interattive, gli artisti si cimentano con un tema delicato e spinoso, quello della guerra e della cultura della pace. Insomma, se siete dei veri appassionati di immagini animate, il calendario degli appuntamenti è fittissimo. Non vi resta che fare un giro sul web e segnare data e luogo dell'evento da non perdere.